Il 29 dicembre 2018, circa le 10 di mattina, una frana ha lambito il padiglione delle aule del Giolitti di Mondovì, portandosi via nell'arco della giornata il blocco delle scale di accesso ai piani, la cabina del gas e quella elettrica. Per fortuna, nell'edificio non c'erano alunni, dato che era periodo di vacanze natalizie. La dirigente e alcuni membri del personale non docente erano presenti e hanno assistito, impotenti, all'evento franoso. Da allora, la sede del Giolitti non è accessibile e abbiamo dovuto gestire l'emergenza. Con il lavoro congiunto della provincia, del comune e dello staff di dirigenza, entro una settimana dal termine delle vacanze, tutti gli alunni hanno potuto riprendere le lezioni teoriche in tre distinti plessi. Quello in via Cuneo, ex passionisti, in una ala dell'Istituto Baruffi e nella ex scuola elementare Lidia Rolfi di Piazza d'Armi. Tutto ciò ovviamente con alcuni disagi per i docenti che hanno iniziato il loro peregrinare da un plesso all'altro. Ma l'alberghiero non è solo teoria, è anche attività di laboratorio che però non poteva riprendere nei laboratori abituali. E così abbiamo dovuto trovare nuove location dove svolgere le attività laboratoriali ed è nato così l'alberghiero diffuso. Alle 8 del mattino alcuni alunni devono salire sul pullman per raggiungere due delle 5 nuove location. Uno in direzione via Milano, nella zona industriale di Mondovì, per recarsi presso Stuzzicò. L'altro in direzione via del Campo, nel quartiere Carassone, presso l'ex ristorante da Fausto. Altri alunni salgono a Piazza Maggiore per recarsi in parte presso la società operaia di mutuo soccorso e la Buva in via Vasco. In parte vanno alle cucine colte di via delle scuole. E gli studenti del settore dolciario si recano in via Vico 2D, nel laboratorio del cioccolato. Infine, altri studenti del settore dolciario svolgono le loro attività nell'ex pasticceria Curti di Corso Italia. Nel nuovo plesso di Piazza d'Armi ha trovato posto il nuovo laboratorio di accoglienza, con un nuovo bancone offerto dalla Ascom di Cuneo. Ma i disguidi non finiscono qua. Tutto il personale di segreteria si è trasferito nei locali dell'Istituto per il Commercio Marisa Bellisario in via Nino Manera, lontano dalla maggior parte delle classi e dai laboratori. Continueremo a lottare affinché il Giolitti torni ad essere il gioiello di prima, e magari anche meglio.